mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video tag che si chiama Tag non si fa ma. E allora, questo tag l'ho visto sul canale di Lux Grumble. Spero che si pronuncia così. Ciao tesoro, ti lascio un bacio. E io sotto l'info box vi lascerò il suo canale. Non mi state a commentare sotto al video, devi mettere il titolo col tag, il nome del tag e chi l'ha ideato, perché non so minimamente chi ha ideato questo tag. Io l'ho solo visto casualmente sul canale di Lux Grumble, scusatemi, su Lux Grumble, l'ho visto su da lei, mi è piaciuto e l'ho voluto fare anch'io. Quindi chiuso qua, quindi non è che devo sta mettere chi l'ha ideato, eccetera, eccetera, perché non so veramente chi l'ha ideato. Se no non mi costa niente mettere il nome di chi l'ha ideato, voglio dire. L'ho solo visto sul suo canale, quindi sotto l'info box vi metterò il canale di Lux Grumble. Sono 10 domande, iniziamo subito. Prima domanda, hai mai rubato? Sì, da piccolina, da piccolina, e mi ricordo che ero con un po' d'amiche mie, eravamo in un supermercato, che adesso non ci sta più, che adesso lì ci hanno fatto la bottega, che sarebbe dove aiutano i bambini a studiare, li fanno giocare, insomma, queste cose qui, eccetera, eccetera. E praticamente loro sì, avevano preso pure un po' di cose, avevo preso tipo un pacchetto di M&M's, me l'ero nascosta dentro la pancia, cioè dentro la pancia, scusate, sì, dentro la pancia, come fai dentro la pancia? Volevo dire, sotto la maglia. Appena arrivati in cassa, che loro comunque avevano preso un po' di cosine per far vedere che non avevamo preso altre robe nascoste, ma ci avevamo avuto 10 anni, manco 8, 9, boh, non mi ricordo. E io dicevo: mamma mia, ragazze, sbrigatevi perché ho un mal di pancia terribile, terribile, terribile. Di sicuro la cassiera si era accorta, però ci ha lasciato perdere, insomma, visto che eravamo tutti fioli, no? Eccetera, eccetera. E solo lì, e basta, ormai no. Seconda domanda. Hai mai appiccicato una gomma da masticare sotto una sedia? No, non mi è mai capitato, poi queste cose sinceramente a me non mi piace, mi fa anche schifo poi, anche perché se ce lo farebbero a me, nel senso uno va a casa, c'è gomma lì, che ne so, ma ce l'ho metto io in questo tavolo, oppure in come entra la sedia, come dice qua, cioè mi farebbe schifo, cioè voglio dire, quindi non ce faccio, no, mai. Terza domanda. Hai mai sputato dentro una bibita per fare un dispetto? No, ragazzi, cioè veramente che schifo. Cioè, come io adesso sputo dentro una bibita, non so, dei Pepsi. Un'amica mia ce va beve, cioè beve per un sputo mio, cioè che roba è, no, non mi piace. Per me non so dispetti questi. È una roba brutta da fare, cattiva da fare, cioè è bruttissimo, no. Quarta domanda. Hai mai rigato la macchina a qualcuno? No, mi pare di no, non so il tipo di comunque di farsi gesti, ma no. No, stavo pensando perché quel ragazzo mio non ci faccio cagnare, no? No, casomai io gli dico guarda che ti do un calcio alla macchina, che ne so, pure ti rigo la macchina, però non è che l'ho fatto mai, quindi no. Quinta domanda, hai mai tradito il tuo partner? No, io ripeto, l'ho detto anche negli altri vecchi video, sempre tag se non erro, che dicevano queste robe così più o meno del tradire. Allora, a me, io le due cose che odio sono le bugie e il tradimento, non le sopporto proprio nessuna delle due. Cioè, io perché devo andare a tradire quest'altra persona? Anche se non la amo più, la devo andare a tradire, no? Che poi ci sto male io, per come sono fatta io, dopo ci starei male, lo devo dire assolutissimamente, perché non ce la, cioè, ci avrei un sasso enorme sopra il petto che non riuscirei mai a levarlo, quindi lo devo dire, e poi fa soffrire anche l'altra persona. Quindi io sono il tipo che se io non amo più, per esempio, sto con Roberto, non lo amo più, ti dico: guarda, mi dispiace Roberto, ma io non ti amo più. Uno va per la sua strada, no? E dopo, se vuoi andare con qualcun altro, ce l'ho, se lo voglio conoscere, eccetera, eccetera, queste robe qua. Però perché devo andare a soffrire a una persona, andare a tradire? Io non capisco anche la gente che va a tradire, che divertimento c'hai? Cioè, così fai soffrire le persone, non è bello far soffrire il prossimo, no? Come penso non sarebbe bello se qualcuno lo farebbe a te, che potrebbe capitare il contrario, tanto alla fine la ruota gira, gira per tutti, come può capitare, come no, ovviamente, però io non so proprio il tipo, odio proprio, cioè preferisco, allora a questo punto sto da sola, sto da sola, non devo dar conto di nessuno, faccio quello che mi pare, voglio andare con chi mi pare, esco con chi mi pare e non tradisco nessuno. Io almeno la penso così, è il mio pensiero. Sesta domanda. Hai mai toccato la macchina a qualcuno e poi sei scappato senza dire nulla? No, non c'è senso che tocco così una macchina, che tocco così una macchina, poi scappo, cioè. No, non mi è mai capitato. Settima domanda. Hai mai ricevuto il resto sbagliato e non hai detto niente?
Non mi ricordo, di sicuro mi sarà successo, però no, io non sono tipo che non dici niente e dico no, senti, guarda che mi sa che hai sbagliato. Mi pare che una volta mi era capitato, però che non ho detto niente, no, non mi è mai capitato perché io appena mi vedo se qualcuno mi dà resto sbagliato io lo dico subito, cioè, voglio dire. Ottava domanda, hai mai comprato cibo pronto e spacciato precucinato da te? No, sinceramente no. Poi ripeto, qui a casa mia la maggior parte cucina o mio padre o mia madre. Cioè, d'estate io faccio fatica a cucinare, anche mia mamma. Infatti, d'estate abbiamo mangiato quasi sempre tutto asciutto. Perché proprio mettete lì i fornelli con sto caldo che ha fatto nel 2017, d'estate, d'estate proprio è stato massacrante proprio. E quindi nemmeno ce la fai a cucinare. D'inverno però ogni tanto cucino anch'io, tipo faccio le polpette col purè. Insomma, anche altre cucinette, no? Però la maggior parte cucina mamma e papà, io perché so che ce loro cucinano. Non perché non mi piace cucinare, però se lo devo fare lo faccio, cioè voglio dire, non è che mi crea problema, insomma, è normale, se uno vuole mangiare così, però non è che se compro cibo pronto, cioè no, lo dico, guarda, ho comprato un sugo pronto, un ragù, non è che faccio spacciare per mio, perché poi se sente, secondo me, uno lo percepisce, che è molto meglio le robe fatte in casa che comprate così pronte, secondo me è meglio, però... Però no, se lo dovrei comprare, comunque lo dico, non lo dico che sono stato che ho cucinato io, lo dico, ho comprato un sugo finto, per esempio, non ho fatto in tempo a far sugo o altre robe. Nona domanda. Hai mai scritto sui muri? Sì, a voglia, tante volte, tante tante. Scrivevo tipo, mi ricordo quando stavo a casa un'altra via, qua vicino. Scrivevo tipo quando ero più fiola, tipo viva Juve, no? Perché sono juventina, cioè simpaticizzo per la Juve, però non è che se perde Moro. O se vince, sì, sono contenta, però se perde non è che moro. Non è che mi danno i soldi a me, vuoi dire, prendere loro, quindi era diverso. Però sì, scrivevamo tutte queste robe qui, poi con degli amici miei del porticato, del condominio, eccetera, che giocavamo giù di sotto, ci capitava con i gessetti, tipo avevamo fatto anche la campana, gioco della campana, non so, lo ricordate, col sassolino che li tira per terra. Anche te muri abbiamo fatto un sacco di scritte. Sì, la voglia. Sempre con i gessetti, comunque, non è che andavo a usare le bombolette, che non va più via, ovviamente. Ultima domanda, la decima. Hai mai fatto pipì in mare o in piscina? In piscina no, non mi azzarderei mai. Al mare sì, a voglia. È tanto, oh, è normale, chi è che non fa la pipì al mare? Quando mi scappa, scappa, che devo fare? Tanto, no, in piscina no, perché ovviamente, cioè, vuoi dire, non è che è come il mare, capito? Cioè... Però la piscina si vede celeste, fai la pipì, si vede questa macchia gialla, no, sta brutto poi, no, deve essere pulito, c'è cioè la gente, tutto, anche al mare, ho capito, però la mare tanto porta via tutto alla fine, quindi non è quello il problema. Però sì, non è che ci piscio sempre, scusate, piscio, brutta questa parola, non è che ci faccio sempre la pipì, cioè al mare, non è che ogni volta vado al mare, oh che bello, faccio la pipì, tanti la faccio sempre, perché a me il mare mi stimola un pochino, ma sempre per quanto riguarda la pipì, però ovviamente la faccio sempre prima a casa, dopo se mi scappa la faccio e devo fare. E niente ragazzi, questo tag spero che vi sia piaciuto. Io sotto l'info box, mi raccomando, vi metterò il canale di Lux Grumble, quindi andatela a vedere e se volete vi iscrivete, fate come volete e niente, io vi saluto, vi mando un bacio grande, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto il video, se volete mi commentate e noi ci vediamo presto. Ah, tag a tutti come sempre, quindi chi vuole fare questo video può fare benissimo e niente, noi ci vediamo presto al prossimo video. Thank you.